Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla reaction della quarta puntata del collegio. Eravamo arrivati quando avevano sgamato quel tipo lì col telefonino, quindi riprendiamo subito. Purtroppo Mirko ancora non sta abbastanza bene e quindi non riesce a fare la reaction. Ogni decisione presa porta con sé delle conseguenze. Puppio, ore 8:40. Buongiorno, si accomodi. Per carità, io avrei paura. Sta bene? Lei come sta? Lei come sta? La prima cosa da fare è depistare l'obiettivo. Per quale motivo l'ho convocata? Chissà come mai. Ha un'idea? No. Mi dica, no, dica lei. Mi dica. Abbiamo il telefono al sorvegliante. Non lo so, mi dica lei. Mi racconta cosa diavolo è successo dalle 21:53. Addirittura dall'orario preciso dalle 21:53. Se lei me lo dice così, ammetto di aver trovato un telefono. Ammetto, non è che puoi fare altrimenti, ci sono le telecamere, cioè. E aver fatto una telefonata. Perché fa lo stupito lui? E chi ha chiamato? Ho chiamato la mia fidanzata. Ah, capito, concorre in un gesto d'amore. Per questo gesto d'amore starei a casa, niente gita. Insieme a lei, nella banda dei telefonisti, chi c'era? La banda dei telefonisti. Il preside è fantastico. Cioè, ve lo giuro, io lo amo. Ma adesso non mi ricordo esattamente. Come non si ricorda? Che carino, però non infama gli altri, meno male, almeno quello. Io ho fatto la mia telefonata. Sì. Mi è stato sottratto il telefono. Da chi? Erano una mandria di persone. Mi è stato sottratto il telefono da una mandria di persone. Devo fare una chiamata veloce, tutto bene? Senta un po', io sono un po' curioso, sa? No, quindi non è stato l'unico a chiamare. Ah, la gita mi sa che non la vedete neanche col binocolo. Faceva lei ieri sera fra le 21:53. Eravamo... Raga, ma ha una situazione disastrosa sto occhio lui, poveraccio. Alla relax. A fare cosa? A vedere Sanremo con gli altri. Sì, proprio a vedere Sanremo? No, stavate facendo il televoto. Senta, lo ha mai visto questo? No, cos'è? No. Sicuro? 100%. Come 100%? Alla voce chiamate effettuate c'è il numero di sua mamma. Quindi qualcun altro ha chiamato sua mamma ieri sera. Chi è che ha chiamato sua mamma, boh? Si è scappata la chiamata. Oh. Domani andiamo in gita. Salutami la mamma. Scusa, salutami la mamma, ma non è il telefono di mamma. In realtà ne è poi scappata un'altra e ancora un'altra e mi sa un'altra ancora. Cioè, praticamente tutti hanno chiamato la mamma. Ieri sera ho chiamato. Ieri sera ho chiamato mia mamma col telefono del sorvegliante. Ah, hanno messo tutti, certo. Non ci sono riuscita perché poi è arrivato il signor sorvegliante e ho attaccato il telefono. Ci ho provato ma non è riuscita. Provo fregata al massimo perché non ho fatto neanche in tempo. Ah, poi con tutta la tranquillità se l'è ripreso il sorvegliante. Pensando che noi siamo tutti stupidi. E non pensando che qua c'è il registro delle chiamate. Sì, ma non è il registro delle chiamate il problema, sono le telecamere innumerevoli che ci sono all'interno del collegio. A breve partirete per la gita. Volevi! Farete una bella biciclettata verso il fiume Adda. Una biciclettata verso il fiume Adda. Allora vediamo dove sono, così scopriamo. Ah, sono a nord, quindi. Mi viene a pensare Lombardia. Se non avessi tutti questi impegni, verrei anch'io con voi. Immagino che impegni improrogabili al preside. Per fortuna c'è qualcuno che resterà qui per aiutare me. Eccoli! Sapevo io. Puppio, signor Di Clemente, signor Grosso. Eccoli. E ci sarà anche la signorina Dammassa, naturalmente. Guarda come lo dice felice. Quale sia la ragione, non ve lo devo spiegare. Altro che arrabbiato, fin troppo felice di fare a loro sta bella cattiveria. Buona scampagnata. Buona scampagnata, ragazzi. Sì, no, la colpa ce l'abbiamo, abbiamo impaccato un telefono. Però questa cosa qua mi fa incazzare tantissimo. Ci pensavi prima, tesoro. Siccome vi piace molto maneggiare il cellulare. No, cosa vuole fare adesso? Pensavo di farvi salvare. Cosa deve salvare? Cosa devono salvare? Sui nostri cellulari di servizio tutta una rubrica di numeri utili. Oh, Maronna, devono salvare tutti i numeri utili nelle rubriche. Che palle. Comunque, lascio tutto nelle mani dei signori sorveglianti. Comunicazione di servizio, mi sono già rotta il cazzo. Sta salendo nervoso qua. È per voi che anche siete no. La sorvegliate anche no. Fuori la gita incombe e ci si prepara per la partenza. Oh, non dormono fuori porta quest'anno. Le altre volte dormivano anche fuori. No, io muoio.
Ma perché urlano? Non sanno usare una bicicletta? Cioè, voglio, quanti anni che non porto una bici? Raga, ma veramente, quanti anni che non porto una bici? È preoccupante questa cosa. Ragazzi, sapete andare in bicicletta? Ha ragione, è possibile. Una bicicletta, raga, non è niente di che, è una bici, è una bici. No, ma io sono scioccata, basita proprio. Frena, frena! Ma in che senso come si frena? Come si memorizza qua? No, veramente. Certo, loro sono nati dopo. Ma a me lo chiede, veramente? È che al telefono devo chiedere. Usare il cellulare 2001 è abbastanza difficile, per cliccare 18 volte lo stesso tasto. Non 18, 3. C'è la A, la B, la C. Oppure nella S c'era S, R, T, U, mi sembra. Sì, quattro lettere. In alcuni tasti c'erano quattro lettere. Ma male che ci sto io, perché questi qua non so proprio usare. Sono riuscita a usare subito il telefono, sai, sono dirigente. Le donne hanno una marcia in più, non c'è niente da fare. È il momento di posare le biciclette. Godiamocela tutta! Godiamocela tutta! In mezzo alle zanzare, agli insetti! Cosa c'è di meglio di una gita nella natura per riposare la mente? Un bagno nella palude. La pace del... Lo sapevo che qualcuna gridava per qualche cosa. Io le avevo due prof che mi davano del lei alle superiori. Cos'è che cominciate a notare? Plastica. Perché si degradi una bottiglietta di plastica? Sì, ci vogliono anni e anni, mi sembra. Cioè, tanti anni e anni. Guardate, loro senza che nessuno dica nulla le stanno raccogliendo. Tipo, questi rifiuti nel mare vengono mangiati da animali. Quella è la cosa peggiore, perché non si vanno a deteriorare innanzitutto, non si deteriorano. E poi il problema qual è? È che gli animali dei mari, per esempio, andando a mangiare, che ne so, plancton, microrganismi all'interno degli oceani, ingeriscono involontariamente anche queste cose. Quelle cose poi le mangiamo anche noi. Il cartone lo mettiamo qui, poi facciamo il sacchetto della carta. Guardate che pezza che ha la petolicchio, guardate. Guardate che roba, che pezzata. Scusate, stavo dicendo una cosa intelligente, cioè farla differenziata. Io ho guardato la pezza, scusate. Altrove lo spirito dei collegiali è alquanto irrequieto. Andiamoci. No, fate i bravi, fate i bravi. A me è venuto già il mal di testa. Dai, ma allora sei recidivo, tesoro, però, Mamma. Mi sa che Ryan ci saluta. Ryan, ancora. Mi sembri un po' recidivo. È quello che ho detto io. Ho cancellato la rubrica. O ti furbami una volta. Ma cancellerai o non cancellerai? Il cameraman tanto vede tutto, quindi. 3, 2, 1. Che bello, il gioco della corda piace un botto. Ritirare. Sì, raga, ma qua ci sono più maschi. Come si fa? Raga, guardate questo. Cioè, guardate sti tre. È impossibile. Di matematica. Ci siamo. Non l'avrei mai detto. Oddio. Bellissimo. Guarda che vado al suo cadetto preferito da Natale. Batte la mano. E poi non ce la vuoi mettere una bella grigliata intorno al falò? Che bello, che bello, 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 bellissimo. Per i ragazzi rimasti in collegio il mood è totalmente diverso. Vabbè, ma anche tagliare i fagiolini non è male, dai. Sbuccio fagiolini insieme ai miei amici. Ma come? Non riesco più a vedere niente. Tra numeri e fagiolini non vedo più niente. Che buoni i fagiolini, Dio santo. In gita è tutto pronto per la lettura dei temi intorno al falò. Ah, la parte strappa lacrime. Il professor Maggi ha chiesto ai collegiali di scrivere ai propri genitori. Ok, praticamente Maggi ha detto di scrivere un tema e in questo tema devono raccontare che cosa non hanno mai avuto il coraggio di dire ai loro genitori. Da quando ti sei separato da papà, che ti ho sempre vista lavorare giorno e notte per crescerci al meglio. Allora, faccio un riassunto. Questa parte è molto toccante, ma per ovvie ragioni non la posso tenere tutta perché dovrei stoppare ogni volta. Però lui sta raccontando, io non posso stoppare ogni volta che lui parla, perché sta facendo appunto un discorso. Io dovrei stoppare perché altrimenti mi bloccano il video. Lui praticamente sta ringraziando sua madre perché da quando non c'è più il papà, lei si è fatta in quattro per crescere al meglio questi due figli. È una mamma un po' pazzerella. Parolin, in lei ha trovato un'amica grande. Dice: ciao papà, è tanto che non ci vediamo. Sei andato via così. Dopo scrive una lettera a suo papà e gli dice che avrebbe tanto voluto rivederlo. E questa parte è molto toccante. Quindi ti domando solo una cosa: perché? E alla fine della lettera gli chiede perché, cioè perché l'hai fatto, perché ci hai abbandonato. Cara mamma, ci sono tante cose che ti vorrei dire, che spesso non dimostro, ma importanti. Allora vi riassumo anche lei, perché è impossibile bloccare il suo discorso, è veramente profondo. Praticamente lei ringrazia sua mamma perché è una grande
donna, è sempre stata al suo fianco, l'ha sempre cresciuta senza tirarsi mai indietro, e poi ha detto invece che odia suo padre, che perché suo padre non c'è mai stato il giorno del suo compleanno, il giorno della sua nascita, il suo primo giorno di scuola, a Natale non c'è mai stato, quindi lei lo odia. Io mi chiedo, un padre o una madre in generale, come fa a trovare il coraggio di abbandonare i propri figli? Magari durante la festa del papà che fa i disegni eccetera. La cosa più toccante che ha detto è stata quando ha raccontato un episodio di lei da piccola, che andava a scuola e durante la festa del papà, per esempio, tutti i compagni insomma facevano i bigliettini per il proprio papà, e lei lo faceva pure per una persona che comunque non esiste, non apprezza, non è presente. Ah, sveglia, buongiorno. Ah, quando non ci sono i sorveglianti ci sono Maggi e la Spetolinas. E questa non è l'unica voce soave che si sente all'Odi. Ecco, buongiorno. Buongiorno. La brezza del mattino ha tanti segreti da dirvi. Vabbè, è stata carina adesso, dai. Ma ora è tempo che i due gruppi si riuniscano. Oh, ah, guardate Paroli che porta la plastica. Sapete com'è cantare la canzone con compleanno in cinese? Sì, bravo Guglielmo, proprio così, bravissimo. Grosso, ci canti la canzone in napoletano. Ah, però vedi, scambio di culture. Tanta cura a te, no, oddio, non sapevo parlare napoletano. Ma io sono napoletano. Io vorrei andare nel bosco. Perché vuole andarsene nel bosco? Perché? L'unica persona che non mi scende in collegio è Diego. Perché è lui che non si trova con nessuno, è lui che è particolare. A lui piace stare da solo, fa a meno di tutti. Lui è una persona che si aggrega alle persone quando ne ha voglia, altrimenti riesce a fare a meno di tutti. La prof Petolicchio ha organizzato una gara di geografia astronomica. Oh, una gara di geografia! Dividendo i ragazzi in due squadre: linguistico, artistico. Ok, ci sono due gruppi, linguistico e artistico. Chi vince si aggiudicherà hamburger e patatine. Sono motivati a vincere perché come premio ci sono hamburger e patatine. Ciascuna squadra sarà dotata di una lavagnetta. Ok, ogni squadra ha una lavagnetta. Penso che vinciamo noi, perché sì, comunque abbiamo tutti quanti i secchioni. L'artistico ha tutti i secchioni, dice. Sono il pianeta rosso. Guarda. Marte! Se son piena, son serena. Ha vinto il linguistico! Ha vinto! Hamburger! Guardate come sono fieri, non si sono mai impegnati così tanto! Mamma, mi è venuta fame, ragazzi, mi è venuta fame. Ci racconta che cosa c'è per chi non ha vinto. L'anatra alla pechinese. Vabbè, ma è buono anche la... Già, dai, è buonissimo, raga, ma stiamo scherzando. Professor Carnevale, mi scusi. Buongiorno. Tanto se Buongiorno. Interrompo la lezione. Il preside ha interrotto la lezione del professor Carnevale. Cosa sarà successo? Allora io vorrei, qua davanti, i miei amici. I suoi amici, quindi quelli che hanno usato il telefono quando non dovevano. Pucchio. Buongiorno, signor Prezzo. Buongiorno, grosso. Grosso. Una domanda semplice. Ecco, già ho paura, signor Preside. Qual è la domanda semplice, signor Preside? Mi dico. Chi di voi ha telefonato con questo cellulare? Greco ci saluta. Mi sa che ci dice ciao, ciao. Io. Con questo qui, che non è quell'altro. Ho chiamato ieri. Se ne vanta pure. Vantati, eh. Quindi è un fatto successivo ai nostri incontri. Eh beh, signor Preside, certo. E lei sta qua per prenderci in giro, signor Greco. La domanda è giusta comunque. Cioè, se lo continui a fare, allora lo fai apposta, dai. Guardi, signor Greco. Aia, ci siamo. Tutti gli sforzi che abbiamo cercato di fare non sono serviti a niente. Mi spiace, gli sforzi non sono serviti a un tubo di niente. La devo espellere dal collegio. Non c'è più nessun motivo perché lei rimanga qui. È espulso dal collegio. Avete visto cosa fa quando è espulso dal collegio. Signor Greco, mi segua. Venga, no, signorina, allora. Sono senza parole, veramente, perché è un bravo ragazzo, ha un potenziale. Non capisco perché comportarsi così. Questa storia d'amore è giunta al termine. Ma è normale
che col legame che avete voi ti viene da piangere. Col legame che avete voi. In effetti, 3 settimane ti cambiano la vita. Al posto di dire non ce la faccio più, voglio andare a casa, ho fatto tutta sta messa in scena. Ha finito il botticino. Cioè, 3 ore che si mette il profumo, ha finito il botticino. Madonna, quanti soldi spende in profumi? Come un campione mondiale di karate, non ha dimostrato essere campione qua dentro. Non ha senso quello che ha fatto. Cioè, poteva tranquillamente comportarsi bene, A portare avanti anche gli altri impegni, come ad esempio lo spettacolo teatrale. Ok, spettacolo di teatro. La coppia in cui ci sono io è una coppia vincente. Cecilia invece è quella che la porta verso il basso. Le voci ufficiali di Radio Collegio 2001, che trasmette senza freni dalla città di Lodi. Ah, abbiamo scoperto Lodi. A Lodi il collegio lo girano. Senza freni. Con la vocale chiusa c'è un po' di difficoltà, però ci lavoreremo. Devi fare un po' di dizione. A questo punto entrano i due cantanti, il rapperino e la signorina biondina. Lui fa rap, io invece faccio canzoni un po' più cantate. Sì, lui fa rap e tu neomelodico. Ciao Facimma. Al momento, tra virgolette, l'abbiamo finita. Bella però sta canzone, è venuta bene, cavolo. È il primo anno che si impegnano così tanto in qualcosa. Direttamente da New York, è già alle porte del collegio un ospite. Oh, ho capito chi è! Giobastiani! Eccolo, io ragazzi lo vedo in tutti i programmi e siamo subito a Masterchef, Cucine da Incubo, e ora anche al collegio. Buongiorno. Buongiorno Mister Bastianic. Ciao. Benvenuto. Grazie. Bastianic lo vedo già un po' troppo selettivo con i suoi occhietti. È un vero piacere averla nostra ospite qua in collegio. Piacere mio. Non troppo contento, mi raccomando. Io per high school sono andato a Boston College. Boston College. Nei rapporti con l'autorità. Molto male lì. Ah, bene, comunque si vede che è un po' viziatino. Io sono un po' pro anarchia. Bene, benissimo, proprio quello che uno non deve proprio insegnare al collegio, bravo. Sai cosa succede qua? Che succede? Chi non segue le regole. Mi picchi? No, chi non segue le regole, ciao, mi picchi. Prendere le fasce, gruppo verde. Perché le fasce? Ah già, sono divisi in squadre, vero? E in vista delle Olimpiadi di Spelling sono già stati divisi in gruppi. Oh, bene, 4 gruppi per le Olimpiadi di Spelling. Abbiamo scoperto anche con chi le faranno, con il Joe Bastianic. Vi aspetto prestissimo nel teatro. Move your ass, let's go. Bene, dovevano andare nel teatro, ma nessuno l'ha riconosciuto veramente. È Joe Bastianic! Ah, vedi che qualcuno l'ha riconosciuto, infatti diciamo, ma com'è possibile? Sono felice di vederlo. Ah, grazie. Che carino, Guglielmo. Facciamo 2 panini. Vuoi già mangiare? Guglielmo pensa sempre a mangiare. Da ragazzino lavoravo nel ristorante. I miei avevano un ristorante. Ah, non lo sapevo questa cosa di Bastianic. La mia famiglia sono immigranti italiani che sono venuti in America dopo la guerra. Ah, quindi lui in realtà è italiano. Poi ha vissuto in America, ma è italiano, ok. Terminate le domande. È ora di esercitarsi con l'inglese. Bene, la parte più bella, quella che preferisco. Canteremo una canzone e si chiama Country Roads. Sì. Oh, raga, è una delle mie preferite. Se è quella che penso io. Take me home to the place I belong. Almost heaven, West Virginia. No, raga, con te voglio andare in America. Voglio andare in America. Cioè, bravo a cantare, non mi aspettavo fosse anche capace di suonare la chitarra. Invece è bravo sia a cantare. Anche io stavo pensando proprio questo. È proprio bravo a cantare, ha ragione. Voice. Siete bravissimi. Sì, vabbè, ok. Gli hai dato delle parole facilissime. In collegio le gioie durano ben poco. Oh, ecco qua il preside e una della Spetos. Forse la suonata è finita. Comunque mio cugino dell'America parla uguale a Bastianic, uguale. Siamo arrivati alla gara di spelling. Nome del padre della famiglia Petolicchio. Oh! Nome del padre della famiglia Petolicchio. Allora, chiameremo un gruppo alla volta. Bene, un gruppo per volta. Mister Bastianic sceglierà una parola. Bastianic sceglie una parola. E dovrete fare lo spelling una lettera per uno. Ok, quindi Bastianic sceglierà una delle parole che hanno scritto sulla lavagnetta e dovranno fare lo spelling. Facile. Successful. S. U. Sì. Sì. F. No, come F? F. Che ne indovini una, signorina. In effetti. O se la squadra rossa sa fare di meno. Ok, squadra rossa. Daughter.
anche io non sarei brava, eh. Io in listening sono sempre stata una schiappa. Daughter l'ha detto proprio in un modo stretto che mi sembrava doctor. La Rai ha messo questa roba? Puoi ripetere la parola? Daughter. I. Scelgo la parola. Squadra dei Verdi sta scegliendo la nuova parola. Joe Bastianic. Mayonnaise. Ah, mayonnaise. Hey. Errore, errore. Ah, Verdi, tre errori. Ora mancano solo i blu e basta davvero poco. Ok, ora è il turno dei blu. Dari. Strength. E già li vedo male. Magana touch. Ehi. Bene, benissimo direi. Grosso, io non ce la posso fare. Parli però intanto anche tu. H. Cioè i peggio di tutti sono loro. Ehi. 5 errori. Mamma mia. Gialli e rossi sono stati i migliori con 2 soli errori. Sì, sono stati i meno peggio. Verdi e i blu. Disastro 1, disastro 2. Ecco, i verdi blu devono pulire i gabinetti come punizione. Mister Bastianic, vuole fermarsi a pranzo con noi a tempo? Che bello! Si mangia bene qua? Benissimo! Ok, Uno schifo! Sì, si mangia bene, lui è abituato ad alti livelli. Sarò io a giudicare se si mangia bene o male. Bravo Joe Bastianic, bravissimo. Bastianic e il sottoscritto mangeranno con voi. Guardate, troppo felice lui. Era così. Che si mangia? Fegato alla veneta. Mi piace il fegato? No. No, il fegato veramente uno proprio delle cose che a me non piace. Condoglianze comunque. No, condoglianze. Buon appetito. Grazie anche a voi. Guardate la faccia schifata. Buon appetito. Mi dica le sue considerazioni su questa cena. Non siamo mica in un ristorante. Ha ragione, non è che sei in un ristorante. Giustamente, il livello è quello di una mensa. Voglio fare un complimento al signor Gio. È un gran buono. Ma raga, ma che vergogna. Ma perché? Ma non è necessario. Ragazzi, buon proseguimento. Siamo e salutiamo Gio. Ciao, ciao. Grazie Gio per averci deliziato della tua presenza. In piedi, please stand up. Please stand up. E anche la quarta settimana volge al suo termine. Oh, era ora. Quante ne mancano? 2? 2 settimane? Ora la classifica di rendimento. Bene, la classifica di rendimento. Vediamo come sono andati questi ragazzi. I migliori della settimana sono stati la signorina Battaglia. Oh, il suo posto non glielo toglie nessuno. Attenzione, ha solo 3 crediti. Aia, 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 aia. Il migliore è tornato ad essere il signor Parolin. Oh, signor Parolin, il migliore, bene. I peggiori. Io. Ecco. Esatto. Si è già alzata senza neanche farsi chiamare. Lei aspirerebbe, certo, a prendere il diploma? Ma figurati, è impossibile. Cioè si vede già il dislivello che c'è tra i migliori e i peggiori. Una così non può vincere. Se già è classificata tra i peggiori non può proprio vincere. Il peggiore è il signor Grosso. Ah, è di nuovo. Settimana prossima ospiteremo nuovi studenti stranieri. No. Oh, settimana prossima ospiteranno altri studenti stranieri. Natale, primo. Ah, voglio essere onesto, sto rosicando. Ah. Allora, secondo me uno sarà sicuramente dalla Cina. Dall'Africa. Ah, ma loro pensano che siano tante nazionalità diverse, quindi. Spagnoli, Collegio, Reina, Isabel, Ide Castilla e León. Buenos días, estudiante! Ah, vedi, spagnoli. Ok, basta, non vediamo più niente perché ci stiamo spoilerando. Bene ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo martedì prossimo con la quinta reaction del collegio. Un bacione a tutti. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa dai che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.